Sotto manto di stella, Roma bella mi appare. Roma è ormai collegata a Ostia dalla Via del Mare e da un trenino elettrico. Dopo un po' di incertezza, c'era chi aveva la paura di prendersi la malaria andandoci, ebbe un enorme successo. Cambiò la vita stessa dei romani. Con tante bimbe grasse, magre, brunette, bionde, che al par di pesci qui stanno lieti in mezzo a onde. O mare, o mare. A Ostia prevale il ceto medio, assai numeroso nella Roma d'allora. I corpi spogliati, il mare, il sole, tutto questo, sono cose difficili da definirsi, favorisce una qualche libertà, prima impensabile, nei rapporti col sesso dei romani. Di queste libertà, chi ne approfitterà a piene mani sarà lo stesso Mussolini. Il re gli aveva concesso un capanno sul mare a Castel Porziano, a sud di Ostia. Il capanno gli serviva, è l'autista del Duce Boratto che scrive, a ricevere le sue numerose amanti che, tutte più o meno guidatrici d'auto, avevano modo di venirlo da sole a trovare. Del resto, a Ostia, non c'era soltanto ceto medio. Matrimonio, amico mio, puoi affogare al mare, al mare, al mare. Uno stabilimento come il Roma, distrutto durante la guerra, aveva grandi pretese d'eleganza nelle quali si inquadra splendidamente questo aeroplano. Il matrimonio, amico mio, puoi affogare al mare, al mare, al mare.